la richiesta del libro religioso è cresciuta in un modo più alto della crescita del libro laico, e questo sia nelle librerie cattoliche e sia nelle librerie laiche. E quindi ciò significa che la domanda di religioso, del senso religioso, il desiderio di approfondire i temi legati a Dio, alla esperienza di Dio, trovano una ricerca e un riscontro interessante nel cliente di libreria. La dimensione del fenomeno dell'editoria e delle librerie religiose in Italia, l'Unione Editori e Librai Cattolici raggruppa 48 editori e 18 librerie, però in queste 18 librerie va sottolineato che ci sono dentro quattro catene che hanno le più grandi diverse decine di librerie sparse in tutta Italia. Il libro, il prodotto religioso, è sì di ampia divulgazione, ma è fortemente caratterizzato da una presenza ecclesiale, da un taglio ecclesiale, che vuol dire o teologia o pastorale o spiritualità. Per esempio Città Nuova, l'edizione dei Focolarini, è caratterizzata da un grande interesse nella proposta dei testi antichi della tradizione cristiana, la cosiddetta patristica, gli scritti dei padri, cioè dei grandi antichi autori che costituiscono la base del cristianesimo. L'editrice salesiana LDC è più caratterizzata per una presenza a livello della catechesi. La nostra, l'Ideoniana di Bologna, è caratterizzata da un arco abbastanza completo che va dalla teologia in senso accademico di studio alla strumentazione ordinaria che viene offerta ai parroci per la gestione quotidiana delle parrocchie. Abbiamo cioè la capacità come editori cattolici in Italia di coprire l'intero arco della vita associativa e comunitaria della Chiesa italiana nel nostro paese. Siamo cioè un settore di Chiesa, di cattolicità, che è presente nella società, è presente in un modo professionalmente serio, ormai professionalmente assodato per decenni di attività, e quindi esprimiamo uno dei volti del cattolicesimo italiano.